l'azienda è nata nel lontano 65, messa su da mio padre, e con emozione lo ricordo, perché questo percorso iniziato ha dato numerosi frutti e infatti di seguito abbiamo condiviso io e mio fratello Pasquale. Al di là del fatto della condivisione, siamo comunque stati spronati a fare sempre il meglio. Quindi iniziamo dopo diversi anni di lavoro a cambiare un attimino quella che era la tipologia dell'azienda. Quindi da piccola azienda di paese a un'azienda un pochettino più grande che iniziava a fare produzione. La produzione ha iniziato dal 90-91, è stata una grande soddisfazione perché in quei momenti nessuno pensava che avessimo potuto arrivare a tanto. Durante questo percorso abbiamo incontrato diverse persone che ci hanno dato l'opportunità di collaborare con loro. Uno è il professor Campanile, che oggi doveva essere qui ma non so, che ancora non è arrivato, e la Vitason, nella persona del ragionier Manenti, qui presente. Con loro abbiamo iniziato un ciclo di collaborazione che ci ha portati ad avere una grande soddisfazione lavorativa. Poi un giorno, trovandoci nel campo lavorativo, è passato da noi il professore Zigarelli, che purtroppo per imprevisti sta a Sparanise, quindi sono andati a prenderlo per cercare di fare in tempo per arrivare qua. Non è potuto arrivare in tempo e ci disse una frase che dice: non fate le cose uguali agli altri, fate quello che voi ritenete giusto fare. E io, se era qua oggi il professore adesso, anche se non c'è glielo diranno, io lo ringrazio per questa frase, perché abbiamo preso spunto da questo e per stare sempre vicini agli allevatori, per cercare di fare in modo che tutte le problematiche vissute in azienda si alleggerissero. E questo ci ha portati ad avere una nomea che si è sentita su tutta la nostra regione. E appunto per questo oggi, e non voglio dilungarmi oltre, ci troviamo qua tutti quanti ad inaugurare questa struttura che è stata fatta con forte intensità di lavoro e con la massima, con tanti sacrifici che ci hanno portati a voler dire grazie a tutti voi che ci avete sempre aiutato, ci aiuti sempre ad andare avanti così. Grazie mille. Un applauso al coraggio della famiglia Fusco, che questo qua è stato, tutti voi sapete che a pochi metri da qui, a poche centinaia di metri da qui, sta sorgendo l'area industriale, sono in corso i lavori, adesso siamo nella fase finale, quindi chiaramente lo stabilimento Fusco ricade in un sistema più ampio e più complesso di una zona industriale che, lo posso dire, è la nostra speranza, è la nostra, il sogno che tutte le amministrazioni che hanno lavorato per questo, anche i sindaci prima di me hanno lavorato su questo progetto, di vedere un'area industriale a Bellona che in qualche modo poteva ospitare aziende, noi speriamo tutte locali, ma chiaramente sappiamo che così non sarà, ma che comunque si trovino in un sistema virtuoso e che non si trovano spesso isolate a dover superare problemi di carattere amministrativo. E ritengo anche che il sistema italiano, la burocrazia italiana, sia una delle peggiori al mondo, perché chiaramente bisogna superare ostacoli che sembrano insormontabili. Parlo dell'autorizzazione sanitaria, delle accessibilità
da fare, quindi li facciamo alla famiglia per la solidità, per diciamo l'unità che avete saputo mettere poi a frutto anche nella vostra attività territoriale. Ma dicevo, è un esempio della piccola media azienda che è del nord-est, scusatemi dire che dico questa cosa, ma e quindi c'è una speranza che con la buona volontà si possono raggiungere traguardi, diciamo, di questo livello. Un'altra cosa voglio sottolineare, perché è un altro motivo di soddisfazione, è il fatto che avete deciso di commissionare il capannone della RTP, che è un'altra eccellenza pellonese, che noi andiamo orgogliosi, l'azienda di Piacenza, ma sappiamo tutti che poi chi materialmente costruisce il capannone sono i nostri lavoratori, veramente vi auguro le migliori cose e ad maiora speriamo di inaugurare ancora. Mi sono interrogato, visto che sono 15 anni che ho la fortuna, l'onore di condividere comunque un percorso di crescita con l'azienda Fusco, con i fratelli Fusco, mi sono interrogato su quali potessero essere i motivi per cui questa azienda è riuscita nell'ultimo trentennio a crescere in maniera progressiva, costante, direi proprio implacabile, sempre, è cresciuta, ma non è cresciuta solo come un'entità economica, secondo me è cresciuta anche come professionalità, è un'azienda che è maturata moltissimo, che è evoluta, questa professionalità, correttezza, in momenti commerciali difficili è difficile talvolta continuare a essere corretti. Io penso che qui non si è mai derogato a questo principio. Queste tre caratteristiche sono importantissime nel mondo commerciale. È difficile, non sono rarissime per l'amor di Dio, ma è difficile trovarle insieme tutte e tre. Il quarto pilastro fondamentale, che è stato quello che secondo me veramente ha giocato un ruolo fondamentale, è stato quello che ha dato veramente il valore aggiunto a tutto e traspare perfettamente dall'intervento che ha fatto Michele, è l'umanità, o meglio, delle persone che l'hanno fatto. Umanità nel senso largo del termine, cioè vuol dire innanzitutto esserci, essere dietro i propri prodotti, metterci, come si dice, mi sento faccia. Oggi di dover rappresentare la parte giovane di questa azienda. Per questo motivo voglio cogliere questa occasione per presentarvi anche mia cugina Emiliana Fusco e mia sorella Ursula Fusco. Loro oggi sono i responsabili dell'ufficio amministrativo. E poi c'è un'altra persona che mi sento di dovervi presentare, è colei che dopo tanti anni di lunga esperienza oggi rappresenta il cuore dell'ufficio amministrativo, Orselia Fusco. Se noi oggi siamo qui a pronunciare a voce alta i nostri nomi, è perché dobbiamo dire grazie a tre persone. Grazie a mio padre Michele, grazie a mio zio Pasquale e un altro grazie va a mio nonno, che oggi purtroppo non c'è più, ma che fu proprio lui a dare vita a questa splendida azienda. Tant'è che lo stabilimento e la sede dell'azienda non sono più adeguati. Pasquale e Michele decidono allora che è necessario predisporre linee complete per le varie fasi di alimentazione degli animali da reddito, producendo circa 1500 un ringraziamento e un abbraccio esageratamente grande per aver attraversato con noi 40 anni raccogliendo il meglio della famiglia Fusco. Noi abbiamo collaborato a far crescere questa azienda, perché quando si vede un sacco di mangime è una cosa semplice, si dice tutto qua. Dietro quel sacco ci sono tante iniziative, c'è tanto lavoro, c'è una tecnologia la quale viene sottovalutata, tecnologia alla quale noi abbiamo contribuito e hanno contribuito soprattutto i professori di università che hanno collaborato sempre con questa famiglia. Ecco, questa famiglia è nata nel semplice, ma poi si è evoluta con tecnologia. L'avere la lungimiranza di dire seguo delle direttive date da professori di università, come il professore che poi magari arriverà, riusciremo anche a vederlo,
È questione di intelligenza da parte dell'imprenditore. Se l'imprenditore non ha questo acume, non va avanti nel mercato, perché oggi, in questo mercato così difficile che abbiamo, ci vuole appunto di avere della tecnica raffinata con la quale realizzare ognuno nel suo settore. Io sono venuto apposta da Brescia per rendere atto a questa famiglia, al quale rendo onore e merito di andare avanti in questa avventura del nostro mondo agrozootecnico e di aver creato questa struttura che tutti possiamo vedere e constatare, con la quale indubbiamente auguro loro i migliori tempi.